Nessuno raggiunge il vero successo da solo. Nessuno diventa il numero uno del suo settore da solo. Ogni persona lungo il cammino della propria vita ha bisogno di evolvere, di crescere, di fare delle esperienze particolari e di avere dei maestri per poter raggiungere risultati importanti. E non parlo solo di diventare il super mega campione dello sport o l'uomo più ricco del mondo. Io parlo soprattutto di raggiungere obiettivi della propria vita, importanti per la propria vita, ed essere felice, conquistare la propria felicità. Se vogliamo davvero conquistare la nostra felicità, abbiamo bisogno di evolverci e abbiamo bisogno di alcuni maestri. Ma la maggior parte delle persone incontra un maestro e non lo riconosce. Benvenuti in Belle di Coaching, io sono Mauro Pepe e questa è una community di crescita personale di cui anche tu fai parte e puoi contribuire commentando, iscrivendoti al canale se ancora non l'hai fatto, mettendo mi piace e condividendo con i tuoi amici. In questo video parleremo di felicità, di successo, parleremo di evoluzione, di crescita personale e soprattutto parleremo dei maestri, di come fare per riconoscere i maestri che la vita ci dona. Io avrei voluto iniziare questo video in maniera completamente diversa. Avrei voluto dire che siamo su questa terra per evolverci, per crescere, per imparare delle lezioni veramente importanti, per affrontare delle sfide, per cadere, imparare delle lezioni, evolverci e poi alla fine per aiutare altre persone nella loro evoluzione. Avrei voluto iniziare così questo video, ma forse sarebbe stato troppo spirituale o troppo forte come concetto. Però questo concetto, questo pensiero fa parte completamente della mia vita. Ora puoi essere d'accordo o meno con me, ma sicuramente sarai d'accordo col fatto che siamo su questa terra e vogliamo conquistare la nostra felicità. Vogliamo sentirci felici, importanti, soddisfatti, appagati. Per sentirci davvero felici, soddisfatti, appagati, abbiamo bisogno di sfide. Decidere di affrontarle, affrontarle davvero e vincerle. E nel momento in cui abbiamo vinto la nostra sfida, lì ci sentiremo davvero felici, soddisfatti, appagati, importanti. E abbiamo bisogno di sfide, e non solo quando avremo raggiunto il super mega iper obiettivo, anche durante il percorso abbiamo bisogno di conquistare le nostre piccole sfide. E infatti ci creiamo sfide nello sport, nel business, nel lavoro, cercando di avere una famiglia felice, cercando di raggiungere i nostri obiettivi, qualsiasi siano, in base ai nostri valori personali. Ma per poter vincere le nostre sfide abbiamo bisogno di imparare nuove abilità. Abbiamo bisogno di evolverci, imparare lezioni molto importanti e abbiamo bisogno dei maestri. E abbiamo bisogno di quei maestri che la vita ci dona. Ma la maggior parte delle persone non se ne rende conto, non li vede e non sa neanche dove sono i maestri. E innanzitutto, chi è un maestro? Il maestro è chi ci dona un insegnamento per poterci far fare un salto di qualità, per poterci fare evolvere. E a volte i maestri sono sotto forma di persone che incontriamo, persone che già conosciamo, uno youtuber, e non per forza di crescita personale, esperienze che viviamo, esperienze anche molto dolorose, cadute, fallimenti. Se impariamo una lezione, quello diventa un maestro prezioso. O anche gli imprevisti dolorosi che la vita ci porta, a volte come un'entrata a piedi uniti nelle gambe. Anche quelli potenzialmente sono dei maestri importanti. Però a volte ci sono dei momenti che segnano completamente la tua vita grazie a un insegnamento di uno dei maestri. E te ne voglio raccontare uno mio, in particolare di quando avevo 18 anni, sono passati 25 anni ormai quasi. E perché ti voglio raccontare quel ricordo? Perché da poco è venuto a mancare mio zio Lello, che è stata una persona che ha vissuto una vita piena di difficoltà. Lui aveva un handicap al 100%, non parlava, aveva problemi cerebrali seri, eppure ha vissuto tutta la sua vita provando lo spettro intero delle emozioni, dalla felicità più sfrenata, ma anche al dolore più acuto. E fortunatamente, anche per l'amore della famiglia, ha avuto sempre tanti momenti felici, tanti momenti di condivisione, di amore e di unione.
Mi ricordo quando avevo 18 anni, purtroppo mio zio si era rotto una gamba e di notte non si dormiva mai, quindi spesso io andavo a dormire da mia nonna per dargli una mano. E la notte spesso bisognava alzarsi per portare mio zio con la sedia a rotelle lungo la casa perché mentre passeggiavamo era più tranquillo, più sereno e si tranquillizzava. Una di queste notti io avevo anche un libro sulla mia sedia a rotelle perché stavo preparando l'esame. Ma come ogni ragazzo di quell'età che vive l'entusiasmo più straordinario, ma anche la disperazione più profonda. Ecco, era uno dei miei momenti di disperazione più profonda. Non ricordo il perché, ma ricordo che in quel momento stavo piangendo. E a un certo punto, mentre le mie lacrime cadevano sul libro e mio zio con la gamba rotta sulla sedia a rotelle si gira, mi fa un sorriso. Mi dà un bacetto, che era il suo modo per comunicare, allungo una mano per chiedere il mio di bacetto, e a quel punto è come se avessi avuto una secchiata da cogliere in faccia. E ho pensato, ma come, lui ha la forza di sorridere in questa situazione? E io, che sono un ragazzo di 18 anni pieno di energia, mi sto struggendo per qualcosa di risolvibile. Mio zio è stato un grande maestro, me lo porto ancora nel cuore. E lo porterò per sempre nel cuore con me, è stato un momento fondamentale della mia vita. Ma ce ne sono stati tanti altri, altre volte i maestri sono state delle esperienze davvero dolorose, momenti in cui ero davvero a terra e sembrava che tutto fosse nero e che non ci fosse soluzione. Eppure anche lì ho avuto grandi maestri, grandi insegnamenti. Tutti possiamo avere questi insegnamenti, anche perché la vita non è facile per nessuno. E forse è anche meglio così, perché in quelle sfide poi davvero c'è la soddisfazione e la voglia di poter vincere. E soprattutto in quelle difficoltà a rialzarsi, togliendosi anche la polvere addosso ed iniziando di nuovo a lottare per quello che è importante per noi, lì c'è il segreto per provare appagamento, soddisfazione, felicità, per sentirci davvero importanti. E tu li riconosci i tuoi maestri? Ti accorgi davvero delle esperienze che vivi e degli insegnamenti che ti dà la vita? Se oggi ti chiedessi, in questo istante, qual è stato l'ultimo insegnamento che hai avuto? Qual è stato il tuo ultimo maestro? Riusciresti a trovarlo? Perché purtroppo la maggior parte delle persone non li vede i maestri della propria vita, non si accorge neanche che hai incontrato un maestro. Vuoi ottenere successo nella tua vita? Vuoi essere davvero, davvero felice? Allora devi riconoscere i tuoi maestri. E sai come puoi fare? Puoi fare con una domanda speciale, la domanda più potente al mondo, che è: cosa posso imparare da questa esperienza? Cosa posso imparare da questa persona? Cosa posso imparare da questo fallimento, da questa caduta? Trova la risposta a questa domanda. Lì dentro è nascosto il tuo maestro, il tuo insegnamento, l'insegnamento che ti fa fare un salto di qualità, l'insegnamento che ti fa fare un'evoluzione nella tua vita, l'insegnamento che sarà la chiave verso il tuo successo personale. Io ti lascio con il mio abbraccio e ti invito con il mio cuore e con tutta la mia forza. Trova e riconosci i tuoi maestri. Faranno la differenza nella tua vita.